Ciao a tutti, io sono Carolina e il video di oggi sarà un video haul piuttosto denso e corposo dedicato a tutti i miei acquisti da gennaio a maggio di quest'anno. Mi scuso per l'assenza prolungata, però chi insegna, chi lavora a scuola lo sa che il mese di maggio è un mese molto complesso, molto denso di impegni, anche per me dal punto di vista emotivo, perché insomma, lavorando in un istituto professionale mi devo interfacciare con delle realtà e dei personaggini che mi vampirizzano molto a livello di energie, quindi ecco perché sono stata piuttosto assente nell'ultimo periodo. Diciamo che un giorno avevo opportunità per girare, ma non ero dell'umore perché ero triste, perché ero nervosa, perché ero arrabbiata, quindi preferivo rimandare. E il giorno successivo dicevo, dai, giro domani, e no, giro dopodomani. E poi passano i giorni e è come se filmare un video diventasse qualcosa da che è oltre l'ultimo dei problemi, cosa che a cui non voglio arrivare perché a me comunque gestire il canale, il dialogo con voi, condividere le mie riflessioni sul make-up, le mie pasticciate piace tantissimo, però diciamo ci sono dei periodi in cui l'umore non è dei migliori, quindi non volevo buttare addosso questa negatività anche a voi. Quindi ecco perché mi sono lasciata un po' indietro il canale e tanti contenuti che avevo programmato non li ho girati o comunque spero di girarli più in là sempre. E se siete un po' curiosi su questo trucco particolare di tutorial che indosso, è il mio tentativo di ricreare il trucco che indossava alla finale dell'Eurovision la cantante concorrente per il Portogallo, Yolanda. Mi è piaciuto subito da mentre lo seguivo in diretta con Bersi e Bersi mi ha sorpresa poi il lunedì perché ravanando su Instagram mi ha mandato un reel con una makeup artist portoghese che faceva il tutorial di questo trucco. Io non parlo portoghese, sono riuscita a capire fin là, però ho seguito i procedimenti, ma essendo un trucco complicato è probabile che non mi sia uscito benissimo. A me comunque piace molto, continuerò ad esercitarmici e anche la prima volta dopo 5 anni che riapplico le ciglia finte, per cui se forse mi vedete un po' sghemba è per questo motivo, perché nell'occhio destro so che sono andate a buon punto perché non me le sento nemmeno, sono comodissime, mentre nell'occhio sinistro forse qualcosa non è andato esattamente a buon fine perché le sento un po' presenti. Mi sto vedendo nell'anteprima della fotocamera e credo che il risultato non sia poi così schifoso. Quindi arriviamo al dunque. Questo video sarà dedicato agli acquisti di questi 5 mesi. All'inizio dell'anno ero partita con un no buy in determinate categorie e sono felice di annunciarvi e di annunciare anche a me stessa che per queste categorie il no buy è stato rispettato. Ma se vi interessa ci dedicherò un video a parte in cui parlo di questo. Intanto per questo video ci concentriamo su un unico argomento, ovvero il video haul di tutto il make-up che mi è entrato in collezione da gennaio a maggio. Inserisco questa volta anche gli accessori perché a inizio anno ho approfittato per aggiornare un pochino il mio parco pennelli e infatti partirò proprio con i pennelli, che è una categoria di cui non parlo quasi mai sul canale perché sono sincera, a me i video sui pennelli annoiano a morte e la mia politica principale è non portare mai sul mio canale contenuti che io non guardo sui canali degli altri perché mi annoiano. Quindi sarò brevissima. All'inizio dell'anno ho preso su Amazon questo pennello da fondo e pennello da correttore, che sono i dupe degli altrettanti pennelli da fondo e pennelli da correttore di Rare Beauty. Sembrano quasi non lo so. Mi sembra quasi una rosa, un fiore che emerge dallo stelo, questo pennello da fondotinta, mentre il pennello da correttore è molto più piccolo e dovrebbe ricordare lo stesso tocco che hanno le dita nel contorno occhi. Sì, entrambi sono costati 8 euro, quindi 4 euro l'uno, però questo si riflette nella fattura, diciamo, molto modesta di entrambi i pennelli, perché nel pennello da correttore potete vedere, se mi metto così, quanti peli spuntano fuori di continuo, certe volte me li ritrovo anche nel contorno occhi e non è il massimo. Il pennello da fondotinta è fatto un po' meglio, però il problema del pennello da fondotinta è che spesso tutto il blocco delle setole si stacca e io lo devo andare a rimettere dentro. Quindi benino, nemmeno bene, benino, non bene, non benissimo.
valgono quello che costano. Io li ho visti sponsorizzati nella bio di un influencer. Pensavo che fossero, insomma, dei dupe fatti meglio perché ci sono altri pennelli acquistabili su Amazon che sono molto migliori, però vabbè, pace amen. Diciamo che questo più che un haul è una recensione perché da gennaio a maggio li ho utilizzati e li ho lavati anche tante volte. Ma la gemma della corona per quanto riguarda i pennelli è questo regalo che mi sono concessa, ovvero il set da 11 pennelli di Spectrum per Katie Jane Hughes, che è una make-up artist, credo americana, che fa delle meraviglie, realizza delle meraviglie e più attiva su Instagram. Io non sono riuscita a trovare in stock questo set né su Cult Beauty né su Lookfantastic e quindi mi sono detta guarda un po' su Vinted. E su Vinted l'ho trovato anche ad un buon prezzo, mi sono messa subito d'accordo con la venditrice che era una signora madrilegna, quindi veniva dalla Spagna il pacco e nel giro di qualche giorno era nelle mie mani. Io vi faccio vedere quello che è rimasto qui dentro. Qui dentro ho lasciato la tovaglietta per asciugare i pennelli e poi questo pennello per pulire i bordi e questi due pennelli molto piccoli per realizzare trucchi tipo quelli che indosso io oggi. Tutti gli altri non li ho qui perché li sto utilizzando a rotta di collo. Io già quest'estate avevo comprato qualche pezzo singolo di pennelli di Spectrum, costano un po' di più del solito, però la differenza si vede. Mi piace tantissimo la loro resa, sono morbidi, non pungono, hanno delle forme molto precise che sono molto adatte ai tipi di make-up che realizzo. Quando si lavano, si asciugano presto e le setole ritornano intatte a come erano prima, quindi sono pennelli di qualità, per cui sono stata molto felice di aver fatto questo investimento. Tutti gli altri, così tutti gli altri li ho in utilizzo. A rappresentanza della categoria vi faccio vedere questo pennello che è il numero 2, che è un bellissimo pennello da blush o da bronzer che non solo funziona benissimo con le polveri come insomma, come uno ci si può aspettare, ma è perfetto anche con le creme. Io infatti ve lo faccio vedere così tutto sporco perché lo sto usando con il blush Glow Play di MAC che è nella mia capsule collection del mese di maggio. Io prelevo il prodotto con le mani, lo scaldo un pochino e poi lo sfumo sul viso con questo pennello e vi assicuro che il risultato è impeccabile perché non si riconosce la campitura, non si riconosce lo stacco rispetto al resto della pelle, ma permette di amalgamare perfettamente il blush a tutto il resto della base e funziona da Dio anche quando, e questo mese mi è successo più di una volta, ho voluto applicare il blush su pelle nuda, non sul fondotinta. Quindi ve lo faccio vedere qui, tra l'altro la scelta di questo design verde oliva e oro a me fa impazzire, ve lo faccio rivedere e va subito nella pila dei pennelli da lavare. Passiamo all'unico acquisto che ho fatto su Sephora nel corso di questi 5 mesi. Nonostante il continuo bombardamento di uscite super interessanti, l'arrivo di House Labs, che ho visto dal vivo, vi avevo raccontato in un video, credo GRVM, che dal vivo non mi ha entusiasmato tantissimo, l'uscita di blush di tutte le categorie, tutte le formule, tutti i colori, di tutti i brand, sono andata dal nostro colosso a righe bianconere solo per riacquistare due prodotti che ormai sono diventati un mai senza, ovvero il primer occhi di Rare Beauty, perché quello che avevo precedentemente l'ho terminato e lo vedrete nel video dedicato ai prodotti finiti e come potete vedere già si stanno formando delle finestrine perché io non riesco a concepire un trucco occhi senza questo primer. Ho riacquistato la versione, insomma, la taglia di vendita normale dello spray fissante dell'Airbrush Flawless Finish Setting Spray di Charlotte Tilbury perché sto finendo anche la seconda mini taglia del set che avevo acquistato a Natale e niente, ne ho bisogno perché anche lui is the one, anche se mi sto rendendo conto che non devo proprio usarlo tutti i giorni perché ad usarlo tutti i giorni per qualche motivo mi ispessisce la pelle, forse tutta questa presenza di alcol all'interno della formula. Comunque, da Sephora sono arrivati solo questi due nuovi acquisti che non sono proprio delle novità, ma sono delle graditissime e preziosissime riconferme. Da questo momento in poi vi faccio vedere i nuovi acquisti per categorie e non più per rivenditori. La categoria con cui voglio iniziare a parlare del make-up vero e proprio è la categoria ciglia e sopracciglia.
Già da inizio anno, nel famoso video del no buy limitato ad alcune categorie, vi avevo parlato del fatto che quest'anno non devo comprare mascara, proprio no buy di mascara, perché ho una scorta molto nutrita e quindi devo smaltire, devo utilizzare quella. Però non so perché, non so per come, non so per quale motivo, mi è venuta voglia di riprovare a sperimentare con le ciglia finte che indosso anche oggi. Quindi, sia su un ordine su Maki Beauty, sia su un ordine su Alter Ego, ho preso qualche pezzo. Da Maki Beauty ho preso queste ciglia finte pre-incollate, le Fluttery Light di Ailur. Queste dovrebbero essere piuttosto semplici da utilizzare, piuttosto intuitive perché hanno già la colla, quindi vanno solo posizionate all'attaccatura delle ciglia. E ho voluto prendere la colla appunto di Ailur, la 18 Hour Lash Glue, che ho utilizzato oggi per la prima volta e l'ho trovata molto più semplice da usare, molto più intuitiva e meno pasticciona rispetto alle colle che avevo usato in passato, che erano sempre colle di Essence e Catrice. Qua questa costa un pochino di più, però la qualità si paga. Se non volete prenderla online, di solito anche OVS rivende questo marchio che è Ailur. Su queste ciglia non vi so dire nulla perché non le ho ancora utilizzate, mentre le ciglia che indosso oggi sono le Plush di Alter Ego. Che chiaramente vedete la scatolina vuota perché il contenuto ce l'ho sugli occhi in questo momento. Alter Ego è un brand americano low cost che produce dupe delle palette di Natasha Denona e ne parleremo dopo perché vi faccio vedere quali dupe ho acquistato, visto che Natasha Denona, la formula di Natasha Denona su di me è proprio fallimentare, non funziona. Però, non volendomi privare del tutto di queste storie colore meravigliose, ho deciso di acquistare due dupe che vi farò vedere dopo nella parte dedicata alle palette. E poiché sul sito di Alter Ego sono presenti delle ciglia finte che hanno delle forme, dei design, delle vaporosità che mi hanno interessato molto, ho deciso di prendere questo modello che mi sembrava uno dei meno estremi, proprio per abituarmi progressivamente anche a vedermi con queste protesi praticamente. E sono delle ottime ciglia, devo dire. Sempre rispetto a quelle che ho provato ad utilizzare in passato, che erano tutte delle ciglia finte di AliExpress, queste che sono comunque dei made in China, quindi non saranno troppo diverse, hanno comunque una qualità maggiore e sull'occhio non le sento. Le sento solo sull'occhio sinistro, ma perché forse l'ho applicata male o ho messo troppa colla, mentre sull'occhio destro mi sembra di non indossare nulla. Comunque, così come oggi ho realizzato un make-up sperimentale, mi è tornata voglia di sperimentare anche con le ciglia finte. Il no buy però non valeva sui prodotti sopracciglia, perché i prodotti sopracciglia me li mangio e quindi di matite io ne ho sempre bisogno. Avevo comprato 5 matite, una che era quella di Catrice super mega sottile, l'ho finita oggi, quindi ve ne parlerò nei video dei prodotti finiti. Tutte le altre invece sono le ho qui in scorta e devo solo scegliere da quale ripartire. Ho preso questa qui di Revolution Pro che è la Faux Brow, sarà sempre una micromina, io questa non l'ho mai aperta ed è nel colore bronze, perché se mi seguite da un po' sapete che io devo sempre utilizzare colori topeschi per le mie sopracciglia, quindi dove c'è un color taupe, un color bronze o un color ash blonde, ash brown, light ash brown, quelli sono i miei colori. Poi ho preso sempre dell'ombrello Makeup Revolution, la Microfill Eyebrow Pencil di Revolution Pro, che potrebbe essere quella che apro oggi, non lo so. E sono stata curiosa di provare queste due matite. Questa che è di About Face, che dovrebbe chiamarsi Brow Artist. About Face è il marchio della cantante Halsey, di cui avevo già preso l'ombretto liquido rosso e di cui poi vi farò vedere quale altro prodotto ho comprato. Costa 18 euro questa matita, quindi è un pochino più costosa. Sono molto molto curiosa di vedere come si comporta. E ho poi voluto prendere questo Brow Stick di Catrice, sempre tonalità dovrebbe essere. È la 010, quindi una delle più chiare perché mi sembrava particolarmente topesca e si tratta di queste matitine con la sezione diagonale, però con il diametro tondo. Mi ha ricordato molto più o meno la forma della matita Perfectionist di Melt, che però è più piccola. Quindi adesso che ho le sopracciglia al massimo della loro pelosità, perché da tanto tempo che non vado a rifarle dall'estetista, quindi sto pezzando io con le pinzette.
Quindi dovrebbe, anzi, forse è più giusto che io apra questa adesso proprio perché ho le sopracciglia piuttosto voluminose rispetto al solito. Quindi questa sezione più ampia dovrebbe aiutarmi a non fare disastri. La categoria successiva è quella dei prodotti viso. Quando avevo finito la cipria in polvere libera di Danessa Myricks, non volevo aprire direttamente né quella di Dior in polvere libera né quella che adoro di Fenty in polvere libera che ho nelle scorte, ma cercavo una cipria sempre in polvere libera per pelli grasse adatta ad essere usata da battaglia per tutti i giorni. E quindi, poiché YouTube da questo punto di vista non mi è stato per niente utile, per non parlare di Instagram, ho scelto di rivolgermi a Reddit. Ho fatto questa ricerca, Best Powders for Oily Skin, e molti utenti parlavano di questa cipria che poi ho effettivamente trovato su Amazon. Si tratta di una cipria di Wet n Wild, che è la Photo Focus Loose Setting Powder. Me l'avete già vista utilizzare e me ne avete sentito parlare più volte sul canale, perché l'ho comprata a febbraio, potete vedere già quanto io ne abbia utilizzata. Io mi chiedo come mai nessuno ne parli, perché è una cipria meravigliosa, non solo perfetta per asciugare il sebo e per levigare il viso, ma si comporta benissimo anche sul contorno occhi. Io da quando l'ho scoperta non la mollo più, infatti sto valutando se quando arriviamo a un punto ancora più basso, insomma, del consumo di questa polvere, di riacquistarla su Amazon, che purtroppo è l'unico rivenditore in Italia. Tutti gli altri rivenditori di Wet n Wild che spediscono in Italia, come Notino, come Maki Beauty, come Boozy Shop, questa non ce l'hanno. Non so per quale motivo, forse perché è una linea un po' più vecchia, è una linea che sui social non va virale, non lo so. Però fatto sta che questa è veramente un'ottima cipria, buona, buona, buona. Vi tiene poi a bada tutto il giorno, astenersi però pelli secche, perché sulle pelli secche potrebbe essere disseccante, ancora più disseccante, quindi no. Ma è ottima, viene data come dupe di una cipria di la Peach Perfect di Too Faced, quelle che profumavano di pesca, che però sono uscite di produzione da tempo e io davvero, se avete più o meno le mie stesse esigenze, non so più come consigliarvela, non so quanto calore, quanto trasporto in più trasmettervi nel consigliarla perché è ottima. E sempre di Wet n Wild ho poi voluto prendere un tipo di cipria un pochino diversa per il contorno occhi che avevo visto usare sul canale della mia musa ispiratrice e nume tutelare Julia Adams MUA. Qualsiasi prodotto che utilizza Julia, approvandolo e promuovendolo perché su di lei funziona benissimo, e il 100% delle volte si è rivelato lo stesso anche per me, quindi io mi fido tantissimo dei suoi consigli. E questa cipria è la Bae Focus Clarifying Finishing Powder, quindi questa non è tanto una cipria che fissa il make-up, ma è una cipria che dà quel tocco finale raggiungendo un po' di luminosità nelle zone dove abbiamo probabilmente asciugato troppo. E Julia Adams questa cipria l'ha utilizzata per anni nel contorno occhi. Io l'ho provata per ora, solo una volta, e mi è piaciuta tantissimo. Quindi ormai di questa cipria vi posso dire vita, morte e miracoli, perché sono 2 mesi e mezzo che la utilizzo tutti i giorni, a volte anche più volte al giorno. Su questa ho fatto un solo utilizzo, però mi azzardo quasi a dire che le ciprie di Wet n Wild sono davvero, davvero valide. Poi da Maki Beauty ho preso questo Soft Glam Filter nella tonalità Fairlight di Catrice, uno dei tanti dupe dell'Hollywood Flawless Filter che avevo visto usare da Francesca dei Beauty Room, a cui mando un bacione. Ciao Franci! L'ho utilizzato per ora 2 o 3 volte sotto dei fondotinta un pochino più coprenti, tra l'altro si sposa benissimo con il fondotinta in Liquid Touch classico di Rare Beauty. Bellissimo, è veramente un filtro di Instagram, di TikTok. Quello che non mi era piaciuto del prodotto originale di Charlotte Tilbury è che su di me risultava troppo unto nel corso delle ore. Cioè, quando la mia luminosità naturale emerge perché la mia pelle produce sebo, quel prodotto risultava eccessivo e mi faceva risultare sporca. Questo qui, invece, essendo forse un pochino più sottile, un pochino meno perlato, ha un risultato più adatto a chi, insomma, che più si sposa alle mie esigenze. E per quelle 2 o 3 volte che l'ho utilizzato, il risultato mi è piaciuto tantissimo. Mi riservo però di provarlo meglio, anche perché parliamo di un bel boccettone da 30 ml, quindi questo contiene lo stesso quantitativo di quello che è contenuto in una boccetta di fondotinta. Unica polvere viso che ho acquistato è quella che mi vedete indosso oggi, ovvero la Glow X
di Mulac, che è una polvere viso cotta, blush luminoso barra illuminante colorato, che è uscita per nell'edizione limitata dedicata ai 10 anni del marchio. Ve la faccio vedere qui. Io l'ho messa nella Capsule Collection di maggio, la sto utilizzando tantissimo, come potete vedere qua dal segno del pennello, è splendida. Ce l'ho oggi addosso, secondo me viene bene in video, ma viene molto bene anche nella vita reale. Io quando la indosso nella vita reale non mi contengo, me ne applico a dose industriale di questa polvere perché mi piace tantissimo il risultato e soprattutto apprezzo molto la sua durata nel corso del tempo, perché così come la applico, allo stesso modo la strucco, è super resistente. Io non vedevo l'ora che Mulac facesse uscire nuove polveri per il viso e finalmente è uscita una nuova polvere per il viso, per cui quando sono passata da Pinalli e l'ho vista in negozio, come vi ho raccontato nel video dedicato alla Capsule Collection, non ho potuto dire di no. È stupenda e la sto utilizzando davvero tanto, quindi anche per questa mi sento di consigliarvela, anche, insomma, anche questa mi sento di consigliarvela con molto trasporto e con molto calore. Quella che vi sto per far vedere è la categoria prodotti occhi non palette. Come avrete potuto intuire nel corso insomma, nell'ultimo anno, quando ho fatto l'inventario dedicato alle matite occhi, io di matite occhi ne ho tante, ma ne consumo anche tantissime. E quindi, proprio perché la matita occhi è stato il primissimo prodotto che ho utilizzato da quando mi sono iniziata a truccare, quindi io non riesco a rinunciarci, non riesco a non vedermici. Ne uso tante e ne compro giustamente anche tante. Però prima di farvi vedere le matite, vi voglio far vedere questo prodotto di About Face, quindi dello stesso brand di cui abbiamo parlato prima, della cantante Halsey, di cui ho preso la matita sopracciglia. Ho voluto prendere un altro dei suoi Matte Fluid Eye Paint, di cui ho il rosso, che è Scream of Consciousness, e ho voluto prendere questo, che è il bianco ottico White Noise. L'ho utilizzato oggi per fare il dettaglio bianco in questo trucco grafico. E come primo utilizzo direi nì, perché se il rosso è di una pigmentazione eccezionale da subito ed è anche facile, nonostante tutto abbastanza facile da gestire, sul bianco ho trovato molti più problemi perché è più disomogeneo e tende un pochino a venire a pezzi se ne applicate troppo, a venirsene via a pezzi. È pur vero che io quando l'ho utilizzato, quando mi sono truccata, l'ho utilizzato direttamente sulla pelle, non avevo applicato correttore nel contorno occhi proprio perché volevo vedere com'era e non l'ho utilizzato dal suo applicatore, ma l'ho prelevato con un pennellino molto più piccolo nella speranza di essere un pochino più precisa. Ho dovuto struccarlo la prima volta appena applicato perché non mi piaceva per niente come stava venendo. Ho aspettato che lo struccante agisse e si asciugasse e poi l'ho riapplicato. Mi è sembrato che il metodo migliore per non farlo crepare fosse non di stenderlo, ma di tamponarlo, di passarlo così, quindi proprio ta 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 ta, e disegnando così questa linea, che in questa parte qua è venuta meglio, ma perché la pelle qua non ha, è un po' più spessa rispetto a come la pelle proprio nel contorno occhi. Quindi come primo utilizzo non sono rimasta contentissima, sì che i pigmenti bianchi, i bianchi puri, sono difficili da formulare, difficili da utilizzare, quindi non sono proprio il massimo della semplicità. Mi riservo di provarlo un po' di più e poi di darvi una recensione più completa anche per quanto riguarda il suo fratello rosso. Se dobbiamo parlare di matite, io mi sono un po' scatenata con le matite, perché nell'ordine che ho fatto da Colourpop, di cui un pochino vi avevo parlato nel video dedicato alle palette di Colourpop, ho voluto prendere due dei Creme Gel Liner. Io con la vecchia formulazione ero capitata malissimo perché avevo preso un bellissimo color prugna che però era talmente tanto secco che ogni volta che la utilizzavo mi si spezzava, quindi la matita è finita in tempi brevissimi e non sono riuscita a godermela. Le hanno riformulate di recente e hanno fatto uscire anche una linea multichrome, di cui ho preso un pezzo che è questo Acting Up. È il classico colore tipo extraterrestrial di Pat, quindi un viola che vira al verde. Ho utilizzato questa matita qualche volta per uscire e l'ho utilizzata, me la vedete addosso, nell'ultimo video pubblicato, quindi quello della Capsule Collection di maggio. L'hanno riformulata, ma l'hanno riformulata davvero come si deve, perché oltre ad essere facilissima da applicare, super scorrevole, scrive subito anche nella rima interna, sono diventate delle matite
non sono molto cremose e molto facili da stendere, ma anche estremamente durature. Forse non il massimo della precisione, perché insomma parliamo di aiuto di una matita automatica che non ha il temperino sotto, che io sappia, no? Perché qui se scavicchiamo non si apre nulla e ho paura di romperlo. Quindi hanno migliorato sia il pack perché è più stabile, quindi la mina dentro è più ferma, non si spezza, non si stacca, e poi il tappo è un po' più resistente, quindi non si secca, ma qui evidentemente sono stati fatti veramente dei progressi a livello di formula. E ho voluto prendere non solo una delle Multichrome, ma anche uno dei classici di Colourpop, che io vedo tantissimo utilizzare nei canali di ragazze americane che fanno trucchi un pochino particolari. Ma anche l'ha utilizzata, l'ha finita anche un canale di una project planner che mi piace tantissimo, che è Dennis Makeup, ed è Prance, che è un colore che voi in videocamera vedete azzurro, ed è più che altro, sì, un azzurro baby contaminato con un po' di lilla. Quindi questa dovrebbe essere una matita, io non vi so dire nulla perché non l'ho ancora utilizzata sul mio occhio, che è perfetta per illuminare la rima interna e ampliare lo sguardo, quindi allargare lo sguardo, allargare l'occhio, senza fare un effetto quindi troppo finto, troppo da bambola di porcellana. Non appena la provo vi saprò dire. Quando l'ho vista in stock sul sito sono stata contentissima, perché questa è spesso sold out, quindi ho detto dai, la prendo perché la devo avere e la devo provare. Poi sul sito di Maki Beauty ho voluto prendere queste due matite della linea Contour Clubbing Waterproof, di cui ho il Blue Neon di Bourjois. Ho preso la numero 57, che è Up and Brown. Io sono una grande consumatrice di matite marroni, come sapete, e la numero 77, Khaki and Gold, che dovrebbe essere anche lievemente metallica. Queste non le ho ancora nemmeno aperte per non far partire il pavo, sono curiosissima di utilizzarle. Perché con la matita Blue Neon, sempre della stessa linea, mi trovo benissimo, e poi il colore è un blu spettacolare. Ho voluto poi prendere anche una matita multichrome di Moira, che è questo brand low cost canadese di cui si dovrebbe parlare decisamente di più. La linea si chiama, forse l'ho già detto, Supernova Multichrome Gel Liner, e il colore preso è appunto lo 06 Nova, che è un giallo oro che vira al verde lime e all'arancio, quindi i colori che io amo di più, come si può evincere anche dalla maglietta che indosso oggi. Anche questa non l'ho ancora aperta per non far partire il pavo, però spero che quest'estate mi dia grandi soddisfazioni e grandi emozioni. Ultima matita, questa qui è un regalo, è la numero 74 I Love Brownie delle Multiplay di Pupa. Ha ancora il cartellino antitaccheggio di Tigotà, e questa è stata un regalo che mi ha fatto mamma per la festa della mamma, perché, vabbè, magari ve lo racconterò in un GRVM. L'ho vista, è stata quasi un appuntamento a sorpresa, perché non festeggiavamo la festa della mamma insieme in presenza da forse più di, no, sicuramente da più di 10 anni. E lei, nei giorni prima, mi aveva chiesto insomma, che cosa volessi da Tigotà, perché aveva degli sconti del 25% da spendere. E visto che io di matite marroni le consumo con molta voracità, le ho chiesto di prendermi questa qui di Pupa, visto che la linea Multiplay è un'altra linea che apprezzo tantissimo, è un grande classico. La numero 9, che è la matita nera, diciamo che è una matita che riceve molti favori nazional popolari. Vediamo questa com'è. È un marrone freddo con un po' di grigio, quindi perfetta così, perché la matita marrone che sto utilizzando adesso, che è la Mambo di NARS, per quanto sia splendida dal punto di vista di formula, durata, applicazione, dentro però contiene un po' troppo rosso, quindi a volte, se non la contestualizzo bene, mi fa sembrare malata. Quindi le matite marroni fredde, diciamo che sono più democratiche, perché si adattano a qualsiasi contesto e in ogni situazione. Ok, passiamo alle labbra. Per le labbra ho voluto comprare proprio poco, perché mi sono resa conto che ho tantissimi prodotti e tendo o a usare sempre i soliti, che mi piacciono tantissimo, come quello che indosso oggi, che è un lip clay di Kaleidos, oppure ad utilizzare il gloss di Mulac, che ho sempre nella borsetta, oppure a non utilizzare nulla, il che è molto male, perché i miei prodotti labbra che mi piacciono tutti, dovrei godermeli di più, però tendo ad essere molto molto abitudinaria. Ve ne avevo parlato in un video vecchio, che era il video tag sui rossetti. Dopo la pandemia io ho cambiato molto le mie abitudini per quanto riguarda il trucco labbra, è come se avessi perso l'abitudine al rossetto, che piano piano sta tornando, però è un percorso non semplice. Quindi tutto questo preambolo per dire che di prodotti labbra ne ho presi 4.
4 e vengono tutti da Maki Beauty, in cui avevo fatto due ordini separati. Ho preso questa matita labbra di Catrice della linea Plumping Lip Liner colore 010, che dovrebbe essere tipo understated chic. Non vi so dire molto perché è ancora chiusa, sigillata, però veniva insomma, nella pagina del sito dedicata a questo prodotto aveva la targhetta viral, quindi probabilmente è andata virale, non lo so, ormai va virale di tutto e io non riesco a starci appresso, quindi se è andata virale evidentemente qualche merito ce l'ha, vedremo poi come si comporta. Poi sono arrivata tardi alla festa dei Beyond Jelly di Nabla e ho preso Sublime o Sublime, non so come dovremmo pronunciarlo, se all'inglese o all'italiana. Abbiamo questa bella colonna scanalata nel pack e non l'ho mai utilizzato questo colore, che è un marroncino rosato nocciola che dovrebbe andare un po' bene per tutte le occasioni. Male male perché questo è rimasto nel cassetto dei prodotti da aprire da mesi, quando invece avrei potuto benissimo utilizzarlo, metterlo tutti i giorni anche da portare in borsetta. Però adesso in borsetta c'è il gloss di Mulac con cui è amore folle, quello della collezione Psygloss, e quindi questo qui è rimasto un po' in panchina, ma prima o poi prometto che lo utilizzo, così come prima o poi voglio provare i Beyond Blurry. Poi ho preso un rossetto liquido di About Face, che è ancora nella sua confezione. Tutti i pack di About Face vengono in questa plastichina trasparente piuttosto rigida. La linea si chiama Painted Matte Lip Color, ce la facciamo, e il colore che ho preso io è Nude Awakening, che è un marroncino caldo. Adesso lo apro così ve lo faccio vedere senza che il pack ne specchi. Sembra proprio un color arachide, non vedo l'ora di provarlo. A me questi colori piacciono tantissimo e io li ho nella palette della mia stagione armocromatica, quindi mi aspetto buoni risultati. E ho poi voluto prendere un altro dei lifter gloss di Maybelline. A me questi lifter gloss piacciono tantissimo, ne avevo finito uno tempo fa, ne ho un altro che è anche molto utilizzato. E visto che forse all'estate scorsa Maybelline aveva fatto uscire una serie di lifter gloss colorati, ho voluto prendere questo che mi sembrava perfetto per la primavera. Poi in primavera non l'ho mai utilizzato, anche perché se andiamo a vedere di giorni davvero di sole non ce ne sono stati tantissimi, quindi conto di utilizzarlo di più quest'estate. Ho preso il 22 Peach Ring, che è questo bel color acceso, allegro, color pesca con dentro un po' di arancione e tanto rosa. Non vedo l'ora di vederlo sulle labbra. Questi gloss sono meravigliosi. L'unica cosa che devo segnalare su questa linea è che il pack è bello corposo, è bello ciccioso, è bello pesante, ma dentro in realtà di prodotto non ce n'è tantissimo, quindi questo pack piuttosto grosso vi inganna sulla quantità effettiva di prodotto contenuto all'interno. Ok, siamo arrivati alla parte che forse uno attende con più trepidazione, che è quella dedicata alle palette. La prima palette che vi faccio vedere è in realtà l'ultima in ordine di tempo che ho acquistato, ed è la Different X o X di Mulac, la palette occhi che è uscita per festeggiare i 10 anni del brand. Anche il nero con cui ho iniziato il trucco di oggi, quindi proprio per una minima parte, viene da questa palette che vi faccio vedere. La conoscete già perché sta girando su tutti i social già da tempo, dove probabilmente è già roba vecchia, ed è questa bella selezione colori che va dal neutro, un po' per tutti i giorni, sia caldo che freddo che rosato, con una bellissima selezione di shimmer, c'è questo Life Goals che mi ha rubato il cuore, e anche delle tonalità più scure con dei pop di colore come Talent, che è il verde, e Disruptive, che è il color magenta. Ora, gli unici colori che devo ancora provare sono quelli più sul magenta e sul rosa. Tutti gli altri invece li ho provati tutti, potete vedere già i segni dei miei polpastrelli sugli shimmer. Sto utilizzando moltissimo per tutti i giorni Burnout, perché è un nero poco nero, quindi è facilmente sfruttabile anche per realizzare semplicemente un eyeliner un po' sfumato che alzi poco poco e intensifichi lo sguardo. E questa palette, su cui avevo promesso due look o tre look, che però non ho proprio avuto il tempo di girare,
Mi sta piacendo tantissimo, sono felicissima di averla inserita nella Capsule Collection di maggio perché questo mi sta permettendo davvero di esplorarla in tutti i modi, la sto utilizzando davvero quasi tutti i giorni, ignorando il resto delle mie palette perché non avevo mai avuto ombretti di Mulac, ma sono rimasta conquistata dalla loro sfumabilità, dalla loro facilità di uso e dalla loro enorme qualità. C'è questo shimmer che ve lo faccio rivedere di nuovo. Life Goals, che è un duochrome meraviglioso. L'ho utilizzato l'altro giorno, sfumato con un pochino di Enjoy Nature, un pochino di Pro per scurire l'angolo esterno e Burnout come eyeliner leggero sfumato e il trucco mi è piaciuto da impazzire, mi è piaciuto davvero davvero tanto. Era stata una di quelle giornate per cui, come vi avevo detto all'inizio, mi sarebbe piaciuto filmare, ma poi sono tornata a casa di cattivo umore e ho preferito non buttare addosso questa negatività su di voi. Poi vi avevo già fatto vedere nel video dedicato alla mia collezione di palette Colourpop tutte quelle che ho aggiunto nell'ultimo ordine. Ve le faccio rivedere qui proprio per completezza, ovvero la Control Alt Glam, eccola qui, che contiene tanto viola, tanto magenta, tanto lilla, più questi pop di turchese e questi pop un po' più caldi. Non l'ho ancora provata, maledetta me, disonore su di me, sulla mia mucca. La primissima delle due dedicate a Sailor Moon, questa qui è la Pretty Guardian, non mi ricordo mai come si chiama, ha questo pack olografico meraviglioso e dentro contiene tanti ombretti neutri con dei pop di colori pastello perfetti per la primavera che, insomma, che qui non c'è stata. Questa l'ho utilizzata una o due volte, ma ho utilizzato soprattutto i colori più neutri, più da tutti i giorni e mi è piaciuta molto. Poi la For Love and Justice, quella dedicata a tutte le Sailor, che presenta una selezione colori un pochino più fredda e questi pop come questo color, diciamo, questo color pervinca e questo blu viola, questo verde acqua che catturano subito l'attenzione di chi sta guardando la palette. Su questa non vi so dire nulla perché anche questa non l'ho ancora utilizzata. Diciamo che la palette di Mulac, forse questo è un segnale di quanto mi stia piacendo, la sto utilizzando tantissimo, così come sto utilizzando tantissimo la palette di Colourpop per Star Wars che era nella Capsule Collection, ma poi ne parleremo nella futura Heavy Rotation dedicata al tirare le somme su questo mese. E sempre nel quest'ordine Colourpop avevo preso la Troublemaker, che è principalmente fredda e grunge, anche questa non ho ancora utilizzata, malissimo. Poi, poiché nel mese di marzo io avevo apprezzato tantissimo ed utilizzato tantissimo la palette Christmas Eve di Odensai, nel corso di questi mesi ho deciso di ampliare un po' la mia collezione Odensai, sia completando con l'altra palette natalizia che mi sarebbe piaciuto possedere, che lì per lì avevo giudicato superflua nella mia collezione, però poi mi sono detta no, questa la utilizzi, devi averla, ti piacerà. Non l'ho ancora utilizzata ed è la Merry Christmas. Questa, insomma, è una edizione limitata che ora non si trova, però è proprio splendida. Oltre a questi ombretti molto molto luminosi, contiene anche dei pop di colore come il rosso, come il verde, che io apprezzo tantissimo. Questa non si trova sul sito, io l'ho trovata a circa 35 euro su Vinted, però se la trovate ancora su Vinted ci sono dei venditori che la fanno pagare a prezzo ancora più caro rispetto a quello che era il prezzo originario, quindi non so fino a che punto conviene, però io la volevo proprio avere per completare con la terza delle palette di Natale che mi piacciono molto e quindi alla fine quando l'ho vista a questo prezzo su Vinted non ci ho nemmeno ripensato troppo. Sempre su Vinted ho preso la Heartwood in collaborazione con Tina The Fancy Face, che è una uscita, forse una delle ultime uscite di Odensai, piuttosto recente, e di questa, appena era stata annunciata, non mi aveva colpito tantissimo, ma mi hanno colpito molto i look realizzati con questa palette. Lo stesso, questa aspetta ancora di essere inaugurata, però ecco, se mi conoscete un pochino sapete già che questo colore qui che è Beauty è uno di quelli su cui io non vedo l'ora di mettere le mie manacce. È una palette che sembra un po' sconnessa, un po' con una storia colore poco pensata, ma in realtà tutti i trucchi che ho visto realizzati con
con questa palette mi sono piaciuti tantissimo. C'è una ragazza della Repubblica Ceca che si chiama Sasha Makeup Room, magari ve la linko sotto, che ha realizzato tre look, uno più bello dell'altro, con questa palette. E per completare la serie Odensai l'anno scorso aveva fatto uscire una collezione ispirata alle gemme, dove c'era una palette più sui toni del viola e una palette più sui toni del verde, che era la Stone Rock. Ci ho pensato per tanto tempo, la voglio, non la voglio, ma sono colori che ho, però la utilizzo, però mi piace, però quello, però quell'altro, e alla fine se n'è venuta a casa con me. Bella, ogni tanto la apro per contemplarla, per dire non vedo l'ora di utilizzarti, e questo di nuovo è un altro segnale che dovrebbe darmi una mossa a dire dai, usala, usala, non usare sempre le solite cose, non, rompi l'abitudine, non essere abitudinaria. Torniamo un po' a un brand di cui avevo parlato all'inizio del video, quindi nella parte dedicata alle ciglia finte, di cui le sto indossando al momento, come vi avevo detto, le ciglia finte di Alter Ego, che è questa casa cosmetica americana specializzata nel riprodurre, nel vendere dei dupe di palette molto più famose nello e molto più costose. Nello specifico, aiuto che la sto scartando, le palette di Natasha Denona, che ha una formula che su di me proprio non funziona, non c'è nulla da fare, e quindi mi sono detta, dai, proviamo a prendere questi dupe economici. Ho preso quindi la Goddess, che, adesso che la apro, sarà un colpo al cuore, è il dupe della Gold. Questa non ha più la carta perché io l'avevo tirata già fuori questa palette, che un giorno volevo utilizzarla, però poi non mi ricordo per quale motivo ho deciso di rimandare. E l'ultima uscita, che è la Wildwood, che è il dupe, la faccio vedere da fuori, questo pack con il prato, con le margheritine, con la luce del sole che filtra tra gli alberi, ed è il dupe della Yucca Palette, che ha parlato tantissimo al mio cuore appena uscita, perché questi sono colori che io amo, venero, e che mi stanno anche bene. Però, vista la formula di Natasha Denona, visto il risultato della formula di Natasha Denona su di me, non ho mai voluto spendere quei soldi, perché sapevo che non avrebbe mai funzionato sulla mia palpebra. E ultima, ma non per importanza, altra palette nei toni del verde, che è l'ultima uscita di Nomad Cosmetics. Nomad, indie brand americano, spedisce ora per gli ordini che arrivano dall'Europa, dall'Irlanda, sì, perché il pacco è arrivato dall'Irlanda, quindi non c'è più rischio di dogana, ci possiamo godere meglio gli acquisti da questo brand. E l'ultima palette uscita è dedicata appunto all'Irlanda, si chiama Island Wild Atlantic Way. Sto facendo una fatica bestiale per tirarla fuori, ma è uscita. Questo bel pack di velluto che ricorda un prato erboso. Che goduria, e dentro è questa, è stupenda, ed è, diciamo, la mia palette. No, voi non potete capire, mi si è staccato un ombretto, l'avete visto in diretta. Per fortuna non si è rotto, per fortuna non è successo niente di che, ma l'ombretto è questo qui, Slan. Adesso ve la faccio vedere con un pochino più di attenzione. Eccola qui. Rischio scampato. C'è stato questo momento thriller che abbiamo apprezzato molto. Cioè io non abbiamo apprezzato, tra virgolette, io non ho apprezzato molto finché non ho visto i risultati di questo crollo. Adesso cercherò di mettere un po' di colla Attac sulla cialda, così non mi fa più brutti scherzi quando mi deciderò effettivamente ad utilizzarla questa palette. E niente, quindi la mia lunghissima processione di nuovi acquisti finisce qui. Per quanto riguarda questi 5 mesi, ho fatto la riflessione che gran parte delle cose che ho comprato non le ho ancora utilizzate, e questo la dice lunga sul fatto che per i prossimi mesi sarebbe meglio non acquistare. L'ultimissimo prodotto comprato da me con i miei soldi è stata la palette di Mulac, che ho comprato circa a metà del mese di aprile, quando era uscita da poco. Quindi nei fatti è un mese che non compro make-up, a parte la matita di pupa, che è stata un regalo di mamma. E niente, vedremo nei prossimi 5 mesi o giù di lì che cosa ne emergerà, se girerò un altro haul. Comunque,
Fatto sta che per il momento io sono, visto che sono molto abitudinaria, sono anche molto contenta di quello che ho. Oggi, mentre realizzavo questo trucco un po' più particolare, mi sono detta: cavolo, ma tu hai tutto, poi sono riuscita a rifare questo trucco, certo, no, non con le stesse abilità della makeup artist, della cantante del Portogallo, però sono riuscita a farlo con i miei mezzi, semplicemente. Al posto dei cristalli e delle gemme da viso, l'ho sostituiti con questo ombretto di Pat McGrath, che più o meno dà lo stesso effetto di luce e di glitter. Però ecco, ho tante belle cose che mi devo godere di più, che devo iniziare ad esplorare, per cui mi devo mettere sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, che in qualche modo vi abbia tenuto compagnia, che non vi siate annoiati. E vi aspetto nei commenti come al solito perché mi piace molto riceverne e rispondervi non appena posso. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!